Buongiorno e buonasera, benvenuti a questa puntata di Serie A Star, episodio 8. Andiamo subito con le prime partite del sabato, con velocemente il derby. Derby Sandoria-Genoa, dove si è visto il numero 113 di derby, dove la Sandoria ha vinto 2-1. Allora, c'era da dire che molti volevano la testa di Giampaolo, mentre io invece avevo detto che secondo me bisognava darci un pochino di tempo e ha ripagato completamente, secondo me, la fiducia. Vincere un derby per molti è più importante che vincere una coppa, quindi per molti così. In gol Muriel, appunto, e un autogol di Izzo, sfortunato. Mentre invece per il Genoa ha fatto gol Rigoni, quindi Rigoni, il primo gol per lui, ammoniti Perin, Orban, Laxalt, per il Genoa Puggioni, Linetti. Per la Sandoria, appunto, sono entrati Alves, Palombo e Giorgiovic, per Torreira, Muriel e se non mi ricordo male, Fernandez, Ninkovic, Pavoletti e Munoz sono entrati al posto di Orban, Rincón e Pandev. Le formazioni, appunto, sono state le seguenti, le leggiamo immediatamente. Puggioni, Regini, Signar, Silvestre, Sala, Barreto, Torreira, Linetti, Fernandez, dietro Muriel, Quagliarella. Mentre per il Genoa sono stati Perin, Izzo, Burdisso, Orban e Denilson, Rincón, Veloso, Laxalt, Rigoni, dietro Pandev e Simeone. Un buonissimo giocatore questo qui, quello di Figlio del Ciolo. Per adesso mi sta piacendo qua in Italia. Ha già fatto 2 gol, mi sembra che sta giocando bene. Grinta, un giocatore molto grintoso come il padre, quindi che mi ricordo benissimo quando giocava, assolutamente un giocatore molto interessante. Andiamo invece con la sconfitta alla Juve, che qua ha del clamoroso. Un Milan che secondo me è stato ben messo in campo, non ha singoli eccezionali, a parte Bacca ovviamente, però riesce intanto a riuscire a sconfiggere la Juve, che secondo me però il gol di Bonucci in realtà era gol da convalidare immediatamente, però mi rendo conto che sul momento un po' difficile, quindi può succedere. In gol è andato un bellissimo gol di Locatelli, questo giovane comunque lanciato da Montella. E grandissima parata di Donnarumma sul tiro di Khedira. Quindi veramente grandissima, una grandissima parata. Due giovani che secondo me faranno il futuro anche della nazionale. In gol appunto Locatelli, ammoniti Kučka, Donnarumma, Locatelli, Poli, Bonucci, Pjanic, Alves. Entrano Sturaro, Cuadrado e Mandzukic al posto di Hernandez, Benatia e Dybala, mentre Poli, Gomez e Rapadura al posto di Bacca, Locatelli e Niang. Dicevo che comunque la Juve ha ancora un po' di problemi. Mi sembra che dalla Champions si è sottolineato il fatto che ha avuto molta difficoltà e la vittoria che ha avuto sul Lione ha un po' mascherato, secondo me, i vari problemi. Ora, che la Juve avesse qualche problemino, l'avevo già immaginato quando ha perso con l'Inter. Per la Juve, le squadre di Milano, da 2 mesi a questa parte, sono diventati praticamente degli spettri. Spero vivamente che qualcuno, probabilmente un motivatore, si accorga del danno e riesca appunto a fare qualcosa, perché mi sembra un po' che molte volte sono un po' altezzosi. Comunque mi sembra che sono un po' orientati su questo. L'altra partita, che è la partita di domenica, Udinese Pescara 3-1, due gol di Terò e uno di Zapata. Allora, anche qui l'Udinese, secondo me, negli anni passati aveva Di Natale che risolveva partite. Infatti l'Udinese era andato in Champions e diciamo 70% merito suo. Ora non c'è più lui, c'è Terò. Segna, è vero, ma non come lui, quindi ti puoi trovare una 3 domeniche che non segna nessuno e una che ne fa due, come in questo caso. E bisogna però avere un po' di pazienza. C'è anche Zapata, che è un giovane, va fatto probabilmente crescere. Vedremo in futuro l'Udinese. Ora, più della salvezza, non penso che farà altro, però. E Pescara invece, che mi delude, nel senso che ha un buonissimo gioco, secondo me, però non riesce a concretizzare i risultati. In gol è andato appunto solo Aquilani, poraccio.
È un Pescara che a me piace, però. Però c'è un'altra squadra che è anche peggio. Il Crotone non riesce veramente più a tirarsi su. Secondo me, di questo passo già a dicembre si sa che verrà retrocesso. Pescara, spero di no. Ammoniti Terò, appunto, Karzenis e Campagnaro. Andiamo subito a leggere le formazioni: dell'Udinese Karzenis, Samir, Felipe, Danilo e Widmer. Nella linea difensiva Fofana, Kums, Jankto, De Paul, Zapata e Terò. Per il Pescara Bizzarri, Zampano, Campagnaro, Foraiser, Biraghi, Cristante, Brugman, Metusciai, Benali, Aquilani, dietro Caprari. Per l'appunto Caprari è stato acquistato dall'Inter per il 2018, quindi per l'anno prossimo, anzi per il 2017, scusate. E anche qua veniamo subito ad Atalanta-Inter. Gasperini sicuramente sarà fatto da ridere. Masiello e Piniglia rispondono al gol di Eder. Konko, Piniglia sono gli ammoniti e Eder per l'Inter. Allora, anche qui disastro sportivo. Si era parlato di un Inter che con Deborah avesse trovato la strada e forse l'aveva anche trovata contro la Juve, per esempio. Da lì in poi è stata un'escalation del peggio che secondo me si è rivelato in questa squadra. Ci sono almeno 8 giocatori che non vanno assolutamente bene e bisognerebbe cacciarli via con un pacco regalo e con un bel fiocco. Non capisco, anche lì manca una presenza in società con degli attributi, manca un allenatore evidentemente che non ci capisce più niente perché la squadra palesemente gli sta dando contro. Giocare in quella maniera, credo che sia un chiaro gesto che nella società, nello spogliatoio non lo voglio più nessuno, non lo vuole più nessuno perché ha fatto fuori un paio di giocatori che giocano da anni per mettere dei giovani. Probabilmente non piace il suo modo di fare e questo lo porta automaticamente questo purtroppo lo porta a essere tra un po' esonerato. Non per colpa sua, almeno credo, ma semplicemente perché ha fatto fuori dei giocatori che non doveva. E lì vorrei chiudere perché in realtà ci sarebbe molto da dire. Si fanno i nomi appunto Leonardo, Di Blanc, Mandorlisio, Cagnati, Cani e Porci. No, assolutamente io credo che a sto punto parlare di 40 punti della salvezza non sia una bestemmia, ma credo che di questo passo bisognerà incredibilmente ripetere con la stagione. Io credo che tra qualche tempo bisognerà correre ai ripari seri se si vuole affrontare la situazione subito. A gennaio cacciati i giocatori che vanno assolutamente spediti via. Io non capisco come si fa Brozovic a farlo giocare dopo che è stato praticamente ripudiato poco fa. A gennaio deve essere proprio cacciato via, assolutamente. Non penso che ci sia più niente da fare. Come Nagatomo, come Santon, come D'Ambrosio, come Eder, come Medel, insomma. Vanno impacchettati tutti, non si può vincere in questa maniera qui. Bisogna pensare a salvarsi se la doveva appunto giocare con le squadre con cui stiamo perdendo punti. Penso che quello si può anche dire tutto. Berisha, Masiello, Caldara, Toloi, Dramé, Frawler, Kessié, Conti, Gomez, Kurtic, Petagna. Risponde con Handanovic, Nagatomo, Miranda, Murillo, Santon, Mario, Medel, Brozovic, Perisic, Calhanoglu. Apro piccola parentesi che poi chiudo con, secondo me, anche i tifosi che hanno fatto delle contestazioni ridicole e in un momento in cui non bisognava farle. Poi, per carità, ognuno è liberissimo di farla quando vuole, però questi sono i risultati tremendi a cui purtroppo bisogna assistere ogni domenica. Andiamo subito col Crotone Napoli. Vittoria del Napoli, me l'aspettavo ovviamente. Crotone, come ho già detto mille volte, rosa secondo me non degna della Serie A. Non ha fatto un mercato preposto per la Serie A, ma per tornarsene in Serie B. Espulso addirittura Gabbiadini. Io, se il Napoli, tenterei la strada degli svincolati. Tenterei e cercherei di prendere Klose, perché quello è uno che fa 20 gol, 15 gol all'anno, 10 gol all'anno.
Io adoro Gabbiadini, però non va più bene per il Napoli. Purtroppo bisognerà fare delle valutazioni. Maximovic ha fatto gol, sì, e Callejon, Ferrari, Christie sono stati ammoniti e Rosi ha segnato per il Crotone. Quindi dicevo, il Napoli, dopo anche la batosta di Champions con il Besiktas, comunque deve prendere un giocatore. Io credo che un giocatore al posto di Gabbiadini ci vuole, per forza, no? Non penso che ci sia altro da dire. Comunque, 4-3-3 per il Crotone, Kolasinac, Martella, Ferrari, Kleitor, Rosi, Salzano, Christian, Capezzi, Paladino, Falcinelli, Tonev, Reina, Isai, Maximovic, Koulibaly, Strinic, Allan, Diawara, che ha debuttato, Hamsik, Mertens, Gabbiadini e Callejon, che ha fatto gol. Quindi io penso che Napoli anche qui sia una pretendente, forse allo scudetto, chissà. Ora come ora è un po' presto per dirlo, però sicuramente sta facendo ha un allenatore che sa il fatto suo, per quanto non mi sia proprio simpaticissimo. E ora andiamo a Cagliari-Fiorentina. Ah, qui sembra un po' tennistico, 5-3. L'aria ha rivitalizzato un bomber che era un po' che non segnava, che è Borriello. Ma ha fatto anche l'effetto opposto, secondo me, perché ha risvegliato due bomber che non si sapeva di avere. Kalinic, che era bloccato da non so quanto a segnare, e Bernardeschi pure. Qualcuno, qualche tifoso ha detto che era scarso Bernardeschi, no? E invece credo che sia un buonissimo giovane, assolutamente da prendere, così come Kalinic, assolutamente meglio di molti altri lo è. Capuano, Di Gennaro e Boriello hanno fatto i gol del Cagliari, mentre per la Fiorentina doppietti Bernardeschi e tripletta di Kalinic. E su quello non so neanche come soffermarmi, perché in realtà finisce qui la partita, perché quando hai due che ti segnano doppietti e tripletti così a valanga, c'è poco da dire. Storari, Muru, Alves, Salomon, Pisacane, Taxidis, Spadolini, Isla, Di Gennaro, Sau e Boriello. Tatarosanu, Salcedo, Rodriguez, Astorio, Oliveira, Tello, Borga Valero, Vecino, Bernardeschi, Iličić e Kalinić. Ha debuttato anche il figlio di Agi, grandissimo giocatore secondo me. Agi è stato uno dei migliori. Ha debuttato in Serie A. Come vi è sembrato? Vi è piaciuto o non vi è piaciuto? Magari me lo scrivete con un commento. Farò un episodio più breve, perché purtroppo questi problemi tecnici, che vi sarete accorti sicuramente, è un po' difficile fare qualsiasi tipo di diretta. Empoli-Chievo 0-0. Anche qua, due squadre che a me piacciono, squadre di simpatia. Chievo, un campionato incredibile, e non è ancora finito, siamo appena all'inizio, voglio vedere dove vanno. Non è bestemmia pensare che questi possano quantomeno lottare prima o poi per un posto di Europa League. Non penso che sia una bestemmia dirlo. Il Chievo è la dimostrazione che con una programmazione e qualche piccolo ritocco si può giocare molto bene senza spendere milioni di euro in giocatori scadenti. Ha ammonito Belucci, José Mauri, Pucciarelli, Castro, Birsa, Castro è stato espulso, Gobbi e Rigoni sono stati ammoniti. Andiamo subito con le formazioni. Le formazioni sono le seguenti: si parte con l'Empoli con il 4-3-1-2, Skurposky, Pasquale Costa, Belucci, Laurini, Krunic, Mauri, Croce, Saponara dietro Marilungo e Maccaroni. 4-1-2-1-2 per il Chievo, un altro modulo come quello del Cagliari, mi sembra. Sorrentino, Cacciatore, Danieli, Gamberini, Gobbi, Rigoni dietro i due centrocampisti Castro e Temai, dietro Birsa che a sua volta è dietro Maggiorini e Flora Flores. Quindi anche qui si vede la pragmaticità un po' della squadra, un po' pragmatica. Fanno fatica molte contro il Chievo, una squadra che si chiude, che sa giocare sicuramente il calcio. Altra squadra che secondo me gioca molto bene di questi tempi è il Torino. Non è anche qui bestemmia dire che si può giocarsela per l'Europa League, assolutamente. Ha un allenatore che trasmette grinta, probabilmente quello che ci vorrebbe a certe squadre. Iago Falche e Ljajic sta veramente giocando bene a Torino. All'Inter è uno spettro, invece qua sta veramente giocando.